L'imprenditore Giorgio Corcagnani, presidente della squadra di calcio del Vigolo, è rimasto vittima di una violentissima aggressione mentre chiudeva il capannone a Casoni di Gariga. Colpito alla testa con un bastone e derubato, si trova in condizioni serie all'ospedale di Parma. Una ragazza che vive e lavora in città ha denunciato di essere stata violentata da due amici 25enni, che avrebbero anche ripreso i rapporti con un cellulare. Indagano i carabinieri. L'influenza è in arrivo con largo anticipo. A Parma si è registrato il primo caso già a settembre. La campagna vaccinale a Piacenza scatterà già dal 28 ottobre. Chiediamo ai piacentini di esporre una bandiera italiana per accogliere gli alpini che il 19 e 20 ottobre parteciperanno al raduno del secondo raggruppamento. L'appello è arrivato dal presidente provinciale di ANA, Roberto Lupi, primo ospite della nuova stagione di Nel Mirino, condotta dal direttore Nicoletta Bracchi. Domani alle 17.30 al Gariglia arriva il Vicenza di Simone Guerra nel big match del girone B di Serie C. Il mister del Piacenza, Arnaldo Franzini, sprona i biancorossi. Il gioco c'è, adesso serve anche il risultato. L'intervista nel TGL Sport.